Buone notizie in arrivo per gli immobili ricadenti nelle aree PEP, ovvero nelle aree per i piani per l'edilizia economica e popolare. Dopo l'incontro dei giorni scorsi promosso dall'amministrazione comunale con il consiglio notarile, gli agenti immobiliari e le cooperative, per venire incontro alle difficoltà economiche dei cittadini, la giunta comunale ha deliberato il regolamento per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà previo il versamento di una somma al comune e la possibilità della rimozione del vincolo del prezzo di alienazione degli immobili ricadenti in queste aree. Sino ad oggi, infatti, i proprietari di alloggi popolari o di abitazioni costruite con i finanziamenti destinati alle cooperative edilizie, circa 2.000 in tutto in città, non hanno potuto vendere le loro abitazioni per l'impossibilità di trasferire ad altri il diritto di proprietà, un passaggio reso impossibile da un vincolo imposto dal comune circa 30 anni fa, quando espropriò le aree destinate all'edilizia popolare. Un vincolo che dunque potrà essere superato una volta che si concluderà l'iter burocratico per l'approvazione del regolamento, che consentirà così a questi immobili di essere immessi sul mercato. Il regolamento è stato deliberato settimana scorsa in giunta comunale. A questo punto verrà inviato alle commissioni consiliari permanenti per il rilascio del parere e successivamente verrà inviato in consiglio comunale per la discussione. Abbiamo previsto l'aliquota massima di riduzione pari al 50% per quanto riguarda la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Questa decisione, che è stata presa all'unanimità all'interno della giunta comunale, fa seguito anche alle richieste che sono state avanzate dal consiglio notarile, dalle cooperative e dagli agenti immobiliari. Questo, ecco, per venire incontro anche alle difficoltà economiche dei nostri cittadini. In questa maniera, chi attualmente è proprietario solamente del diritto di superficie potrà trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà e avrà anche la possibilità di rimuovere i cosiddetti vincoli dei prezzi per l'alienazione del bene immobiliare. Quindi dunque si spera che questa procedura si chiuda nel più breve tempo possibile. Spero entro il mese di dicembre, perché sono tanti cittadini che ci hanno richiesto con urgenza l'approvazione di questo regolamento.